Per ottenere il rilascio di un carne ATA occorre verificare che il paese estero di destinazione sia un paese che ha aderito alla convenzione ATA, compilare il modulo di domanda, compilare la lista merci, presentare la polizza assicurativa emessa dall'Agenzia Generali Italia SPA. In alternativa, se si rientra nei casi previsti, presentare la ricevuta di bonifico bancario attestante il versamento del premio dovuto. Per sapere quali sono i paesi aderenti alla convenzione ATA, entrate nel sito camerale www.to.camcom.it. Selezionate Export e Internazionalizzazione, poi Documenti certificati per l'estero, Modulistica per l'estero. Adesso spostatevi nella parte centrale del video e sotto la voce carneata aprite le istruzioni carneata. Andate alla pagina 9. Qui trovate la lista dei paesi firmatari della convenzione ATA per i quali si può richiedere il carnet. Ve ne sono alcuni però che hanno posto delle limitazioni. Per esempio, l'India accetta il carnet solo per merci destinate a mostre fiere. Gli Stati Uniti accettano il carnet per campioni commerciali o per materiale professionale, ma non per mostre fiere. Per Taiwan è previsto un carnet speciale, detto CPD China Taiwan. Per compilare il modulo di domanda, sempre nella sezione Modulistica Estero, sotto la voce carneata, selezionate il modulo di domanda carneata modello base. Se siete interessati a utilizzare il carnet base, questo carnet permette di effettuare solo due viaggi all'estero nel corso dei 12 mesi di validità del carnet. Selezionate invece il modulo di domanda carneata con dotazione superiore se siete interessati a effettuare più di due viaggi all'estero. Questo carnet ha una dotazione di foglio iniziale per 4 viaggi, con la possibilità di acquistare, anche successivamente, fogli aggiuntivi per un numero illimitato di viaggi all'estero, sempre nel corso dei 12 mesi di validità del carnet. Nel modulo di domanda inserite il nome dell'utilizzatore del carnet, ossia il nome di chi effettuerà le operazioni doganali all'estero, se diverso dal legale rappresentante, il valore totale della merce, il motivo di utilizzo, mostre fiere, campioni commerciali o materiale professionale, il nome del paese o dei paesi di destinazione. Stampate le 3 copie di domanda e fatele firmare in originale dal legale rappresentante nei 2 spazi previsti. Trattandosi di un modulo in formato PDF compilabile, sarà sufficiente compilare la prima pagina, in quanto le successive verranno automaticamente compilate dal sistema. Per compilare la lista merci, sempre nella sezione Modulistica Estero sotto la voce carneata, aprite il modello per compilazione lista merci in formato Excel. I dati che vedete sono stati inseriti come esempio. Nella prima colonna va inserita la numerazione progressiva di tutti i pezzi. È possibile raggruppare i pezzi uguali e con medesimo valore sulla stessa riga. Metterete in questo caso numero progressivo del primo pezzo barra numero progressivo dell'ultimo pezzo. Nella colonna fianco mettete la descrizione dettagliata della merce. Quando c'è, annotare il modello, il numero di matricola, il numero di serie, in caso di quadri o opere d'arte, il titolo dell'opera. Tutto quello che serve cioè per identificare con precisione quel determinato bene. Nella terza colonna inserire il numero dei pezzi descritti. Nella quarta colonna indicare il peso in chili o grammi. Nella quinta colonna inserire il valore commerciale in euro del bene o il valore complessivo in caso di più pezzi uguali raggruppati nella stessa riga. In fondo alla lista merci, la formula Excel calcolerà il numero totale pezzi e il totale valore. Il totale numero pezzi dovrà coincidere con l'ultimo numero progressivo attribuito alla lista. Per
Per iniziare la compilazione della vostra lista merci, cancellate questi dati, facendo attenzione a non modificare la struttura del prospetto sia nella larghezza delle colonne che negli spazi, e senza cancellare la formula dei totali Excel a fondo pagina. Una volta ultimate queste operazioni, anticipate al nostro indirizzo di posta elettronica documenti.estero@to.cancom.it la scansione del modulo di domanda compilata e il file Excel con la lista merci. Sarete successivamente contattati dal nostro ufficio per le operazioni successive.